ospitalità che ci hanno riservato, ci siamo divertiti tantissimo. E a te che sei stato impeccabile. Adesso un parere tecnico. Allora, buonasera a tutti. Ecco, noi abbiamo questo ingrato compito, insomma, di dare una motivazione tecnica. E allora, la decisione è stata, diciamo, abbastanza difficile, perché insomma tutte le band si sono impegnate molto. Noi le ringraziamo tutte perché questa sera hanno veramente dato tutto quello che avevano, nonostante le condizioni, quindi grazie a nome della giuria alle band. I criteri che abbiamo utilizzato sono stati mirati soprattutto sull'esecuzione musicale, sulla vocalità, che è una parte ovviamente importante, e non ultima una presenza scenica, un carisma che insomma a nostro modo di vedere è fondamentale per assegnare il premio. Non vi dico altro, mi tengo sul vago perché il presidente di giuria Giuseppe Di Pilla a questo punto vi svelerà i vincitori. Ciao a tutti. Insomma, è stato un po' difficile, però abbiamo così chiuso la prima manifestazione con i tre classificati. Partiamo dal terzo posto. Prima edizione SAMF, terzo classificato Agnese Tedeschi Band. Agnese, la band, può salire sul palco per la premiazione. C'è il maestro Giordano Carnevale che presenta, che premia. Agnese. Si dice premia Giordano Carnevale. Non ho mai fatto il presentatore, quindi. Sì, grazie. Agnese Tedeschi Band, terzo classificato, premia il maestro Giordano Carnevale. Giordà, fammi fare la foto. Andiamo al secondo classificato. Secondo classificato SAMF 2015, Nadie. E ripremia Giordano Carnevale, il nostro balletto. Vince. Ah, giusto, i Nadie vengono dalla Sicilia, un grande applauso, hanno fatto tantissimi chilometri, grandi. E siamo arrivati al vincitore del SAMF 2015, primo classificato, Capabro. Premia Giordano Carnevale, un bacio alla sposa. Allora mi associo ai complimenti e vorrei aggiungere che insomma la premiazione è avvenuta all'unanimità, quindi insomma ho visto che anche il pubblico ha apprezzato. Complimenti a tutti. Bene, allora fate qualche foto se dovete scattare. Noi ringraziamo ancora la giuria.